Ho parlato con Iachini, con lo staff, gli ho detto che noi non siamo in una crisi, siamo in un momento di difficoltà, ma gli ho anche detto che io ho grande fiducia in loro, ho grande fiducia nel loro lavoro. Gli ho solo chiesto una cosa, di diventare cattivi. Penso che siamo diventati un po' molli, i due successi delle prime partite ci hanno forse messo dentro che era un campionato tranquillo, come la Roma pensava di andare col Bate Borisov a risolvere il problema perché aveva pareggiato col Barcellona e pensava di eliminarli subito. Li porterò una settimana, 4-5 giorni prima del Bologna con me in Friuli, ma non per punizione, per portarli per stare tutti insieme, perché sono convinto di avere una buona squadra, un buon allenatore, di ritrovare lo spirito con la decisione e la cattiveria necessaria. Sì, dobbiamo trovare l'assetto di questo Palermo, perché a Palermo manca un giocatore solo rispetto all'anno scorso, Dybala. Nei vari reparti abbiamo rinforzato la difesa, pur avendo i giocatori dell'anno scorso che fanno i rincalzi. Abbiamo rinforzato il centrocampo, pur avendo ancora i giocatori dell'anno scorso. Manca un fenomeno come Dybala in attacco e dobbiamo trovare un nuovo assetto di squadra e soprattutto un nuovo assetto difensivo, che Iachini lo sa, che ci permetta di non prendere 2-3 gol a partita come li hanno presi anche l'anno scorso, perché mentre l'anno scorso avevamo un fenomeno come Dybala che ci permetteva di vincere le partite 3-2 quando prendevamo 2 gol, quest'anno facciamo molta più fatica. No, Girardino non è l'alter ego di Dybala, mai. L'alter ego di Dybala potrebbe essere Trajkovski, perché ha le caratteristiche meno tecniche, molto meno tecniche di Dybala, ma è uno che si muove con Vasquez su tutto il fronte d'attacco creando scompiglio nelle difese. Girardino è invece il giocatore che, quando sarà in forma, è il punto fisso di riferimento, che deve prendere la palla, deve tenerla, deve far salire la squadra. Quello che faceva Mauri, quello che faceva Toni. È un altro tipo di gioco. Con la Roma non abbiamo niente da perdere, la Roma è la Roma. Noi giocheremo per vincere, come dobbiamo giocare per vincere con tutte le altre squadre. E noi abbiamo dimostrato che potevamo vincere con tutte le altre squadre, sia col Carpi, sia col Milan, sia poi l'ultima partita a Torino. Certo che se noi facciamo degli svarioni come abbiamo fatto a Torino, li facciamo come fate col Carpi, è difficile, se tu prendi 1 o 2 gol, poi recuperare. Abbiamo visto la Roma, che era nettamente superiore al Bate Borisov, prendere 3 gol e poi come faceva a recuperare? Ne ha recuperati solo 2, è difficile. Ma noi, il nostro mercato non era quello che abbiamo raggiunto. Il nostro mercato era con De Vrij, il nostro mercato era con il giocatore del Las Palmas che abbiamo trattato e non abbiamo raggiunto. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi, abbiamo ripiegato su quello che era Girardino, che era libero sul mercato. Sicuramente noi a gennaio dovremo tornare sul mercato per quanto concerne la punta e per quanto concerne qualcos'altro. Non saremo a gennaio, né il mio direttore sportivo, non saremo a gennaio, a novembre abbiamo aggiunto tutto. L'anno scorso ha fatto 9 gol Rigoni, fa parte delle dinamiche della squadra. Secondo me Trajkovski può fare 9-10 gol, Vasquez può fare 9-10 gol. Si è infortunato il ragazzo serbo che poteva fare i gol anche lui. Girardino è un giocatore che, quando ho chiesto di lui informazioni a Ilicic della Fiorentina, mi ha detto: presto, i primi 2 mesi Girardino non esisteva perché viene da una preparazione, da un campionato diverso. Dopo è Girardino e da noi ha fatto benissimo. Io sto aspettando quel Girardino. Girardino ha sempre fatto un certo numero di gol, li farà anche da noi, però deve entrare in forma. Cioè, un grande errore nostro di aspettare che Girardino venga qui e non capire che ha bisogno di 2 mesi per mettersi al passo col nostro calcio. Perché un conto è fare l'allenamento per scapoli ammogliati e un conto è fare l'allenamento con la squadra, la velocità e le altre cose. E Iachini è talmente bravo che capirà lui quando sarà bravo e avrà degli inserimenti anche a Girardino piano piano per ritrovare la freschezza. Quando voi mi direte: porca miseria, è tornato Girardino, ecco, io dirò: avete ragione, ma ve ne accorgete anche voi. No, lo vedete durante... bravo. Io voglio bene a Girardino, lui ha tanta voglia di fare, è venuto qui per fare bene e farà benissimo. L'anno prossimo non avrà questi problemi, perché viene in ritiro con noi, fa la preparazione, farà quello che ha fatto Toni nel Verona. Vasquez non ha un momento negativo, Vasquez ha un momento di difficoltà perché è l'unico riferimento della nostra squadra e le squadre avversarie, quando giochiamo contro di loro, mettono 3 uomini su Vasquez che non lo lasciano giocare. Non abbiamo l'aiuto da dare a Vasquez con i movimenti che aveva la squadra l'anno scorso, perché noi non abbiamo meritato di perdere, ma non stiamo giocando bene.
non stiamo giocando da squadra. Io ho detto a Iachini che in questo momento non siamo ancora una squadra. Vasquez ha tante richieste da grandi club, anche attualmente. Io ho detto che Vasquez rimane con noi quest'anno, è il nostro punto fisso, però è in difficoltà perché è l'unico punto di riferimento della squadra. Probabilmente vi troverete, Iachini me l'ha appena detto, perché Iachini si sta muovendo e si sta muovendo secondo me bene, pensa a una formazione per aiutare anche Vasquez. E poi non dimenticate che ci manca Morganella, che tornerà fra una settimana ad allenarsi con la squadra. Bentornato anche Bolzoni, che si allenerà anche lui, ed è un mediano che ci servirà moltissimo nella fase difensiva. Gonzales è un giocatore al quale non hanno tirato le orecchie. Tutti i giocatori hanno degli alti e dei bassi. Ho visto dei campioni di grande livello difensivo fare degli errori, avere dei momenti di appannamento, e lui ha avuto un momento sfortunato che è stato cominciato col Carpi, perché aveva fatto due partite ad altissimo livello. Col Carpi ha preso quel gol che lui sapeva che era a causa sua ed è andato in difficoltà con se stesso, e sono cose che succedono. Io ho grande fiducia in lui. Lui ritroverà se stesso da solo, lo sta già ritrovando. Io spero che la caduta della FIFA, che mi fa felice, serva anche a tirar via queste stupidaggini dove mandiamo dei giocatori che noi paghiamo a fare amichevoli oltreoceano e ci ritornano scassati. Non è possibile avere un calcio del genere, è una vergogna. E ora che a livello di istituzioni ci pensiamo anche noi, ma ci deve pensare la nostra federazione e le altre federazioni a cambiare la FIFA, che aveva fatto diventare, e sono contento che abbiano incriminato Blatter e tutto il resto della compagnia, perché abbiano fatto diventare il calcio un business per loro. Ma quando si perde è sempre così, no? È una roba cattiva. Sarei stato più contento se avesse vinto 4-0 col Borisov, sarei molto più contento. Faremo il risultato noi, non loro.